cosa che a me mi è rimasta sempre più impressa è che poi, no, il casino è successo sul palco. Proprio mentre stava girando quello sketch, proprio quando stava registrando quella puntata, lui l'ha detto. Ha fatto una battuta sul fatto che si sentisse male. No, lui ha detto, mi sta venendo un ictus. Ma in puntata? E la stavano registrando, e lui l'ha registrata. Ma lui l'ha finito quello sketch? Sì, e poi appena è... Allora, facciamo finta che questo qui è il palco, appena è andato fuori dalla visuale della telecamera è crollato, ma dicono che si vedeva che lui ha proprio cercato proprio di uscire e poi basta. Questa cosa qua per me è pazzesca, perché lui queste gag qui le faceva. Lo so, me lo dicevano tutti. Infatti, cioè, tutti a Colorado detto, lui quando usciva si buttava giù. Sì. E quindi hanno detto che all'inizio nessuno ridevano, pensavano che fosse una sua gag. E cioè, è voluto un attimo per capire che non stesse scherzando. Praticamente tutto quello che ho scritto l'ho condiviso con Bruno. E lui mi ha detto le cose che potevo raccontare, quelle che non gli piacevano mi faceva segno di no. Ah. E questo amore ci ha proprio aiutato, soprattutto in questa situazione, perché l'amore è la forza più grande della terra, dell'universo, cioè l'amore vince qualsiasi cosa. E noi raccontiamo appunto di come ci siamo conosciuti, c'è stato subito questo grande amore, cioè la prima volta che ci siamo visti Bruno mi ha mandato a fanculo, però poi mi ha chiesto di sposarlo dopo 15 giorni, vedi che ride, ma sai perché? Lì nel libro c'è scritto bene. Nel momento in cui te ti accade qualcosa nella vita, no, che fa tacchete e che ti cambia notevolmente qualsiasi prospettiva, qualsiasi punto di vista, no? Ecco, questo qualcosa, anche se è un evento negativo, può trasformarsi invece in opportunità per farti capire delle altre cose. Cambia la prospettiva, cioè proprio se tu, cioè un oggetto lo puoi guardare da questa parte e magari vederlo brutto, però se tu cioè, lo guardi da un'altra prospettiva, puoi vedere il lato bello, hai capito? E Bruno, lui è sempre stato una persona che ha incoraggiato sempre tutti, sempre. Tu l'hai conosciuto, cioè lui era il primo ad andare dalle persone che non stavano bene e a fare coraggio, perché lui già nella vita purtroppo aveva avuto già un incidente, quindi era riuscito, grazie proprio alla sua natura forte e al suo carattere anche gioioso, a fare un punto di forza, perché io con questa faccia, io invece che subire questa cosa, ne ho fatto il mio punto di forza e ho fatto la mia caratteristica, quello che mi ha poi reso famoso, proprio quello che dicevamo prima. E quando è successa anche questa cosa, io ho pensato, caspita, ma ancora lui, cioè ancora proprio colpito così, cioè spesso mi domando che cosa avrà dentro Bruno. Io penso di conoscerlo talmente bene, perché siamo insieme da tanti anni e ci siamo sempre parlati tanto, che non posso pensare che lui subisca questa cosa. Lui comunque dentro ha questa voglia di andare avanti, vero Bruno? E sono sicura che lui ha ancora voglia di sfruttare questo dono che ha, e che è quello di far divertire le persone e regalare un sorriso, perché ne ha regalati tanti, ne sono certa. Io ti voglio raccontare una cosa, che ti devo dire la verità, io t'ho copiato nel mio spettacolo una cosa. Ah, Bruno! Io quando ero tuo fan, sono venuto una volta a vedere il vostro spettacolo al Teatro Smeraldo. Io me lo ricordo benissimo, dopo che ho riso tantissimo, io ero tra i fan così, quando è finito lo spettacolo, che si è chiuso il sipario, voi, tu con il Max, non l'avete fatto chiudere, siete usciti e avete cominciato a fare le foto con tutti, anche con me. Io adesso quella foto poi la cercherò, io ero piccolo, il più piccolo, e te la porterò. E io ho detto, se un giorno farò tanti spettacoli al teatro e diventerò famoso anch'io, farò così. Non farò finire lo spettacolo e prima che si chiuda il sipario esco e faccio le foto e abbraccio tutti quelli che vogliono. E questa cosa me l'ha insegnata a te.